della speranza e il bianco delle vesti delle vergini. Il Borgo San Martino esalta la figura di una donna in grado, con la forza delle sue azioni, di sovvertire il pensiero comune di un'epoca buia. Signore e signori, la città delle dame. Riflessione mi turbò profondamente sui motivi per cui filosofi, poeti, predicatori sembrano tutti d'accordo nella medesima conclusione, che il comportamento delle donne è incline a ogni tipo di vizio. Ah, Dio, come può essere? Tu, artigiano così degno, come puoi aver realizzato un'opera tanto abominevole? Com'è possibile che tu ti sia sbagliato? Perché? Perché non mi hai fatta nascere maschio, affinché le mie virtù fossero tutte al tuo servizio, così da non sbagliarmi in nulla ed essere perfetta in tutto, come gli uomini dicono di essere. Figliola cara, non spaventarti, siamo venute per consolarti, per cacciare dal mondo questo errore in cui anche tu eri caduta, affinché le dame e le donne di merito possano avere d'ora in avanti un luogo dove potersi rifugiare e difendere contro così tanti assalitori. A te è affidato il compito di costruire la città delle dame. Il mio nome è Ragione. Ti aiuterò a portar via la terra che soffoca la verità, per tracciare insieme le fondamenta di questa grande impresa. Tutte le cose che noi abbiamo le hanno inventate le donne. Minerva inventò la scrittura, il calcolo, il lavoro della lana. Altre nobili donne inventarono come ricavare l'olio d'oliva, l'agricoltura, il pane, gli orti, la musica, le case, le città, la ruota, perfino il ferro e le armi, del cui utilizzo tra tutte sor regine le guerriere da ogni esercito terribilmente temute, le Amazzoni. Il mio nome è Rettitudine, messaggera dello splendore di Dio e della sua bontà. Con il mio aiuto
innalzeremo le case e gli edifici della città delle dame. Tra le dame di sovrana dignità figurano soprattutto le sagge sibille, coloro che conoscono il pensiero di Dio. Ti aiuteranno a non vacillare e rimaner salda dinanzi alle molte affermazioni diffamanti che pesano sulle donne. Dio fece le donne per piangere, parlare e filare. Le donne non sono dotate per natura di senso della politica e del potere. Le donne hanno un corpo debole e privo di forze. Sono codarde per natura. Le donne non riescono a mantenere un segreto. È da disprezzare l'uomo che ascolta i consigli di sua moglie. Non è bene che le donne apprendano le lettere. Poche sono le donne caste e fedeli. Sono incostanti, avare per natura. E colpa loro, dei loro costumi, attraggono gli uomini con la loro civetteria. Voi pensate davvero che a noi piaccia? Giustizia è il mio nome. È giunto il momento che io mi occupi di ciò che resta da fare. Condurre qui l'eccellentissima regina beata tra le donne con il suo nobile seguito affinché risieda nella città su cui regnerà e governerà. Dimostrate con la vostra virtù che gli uomini maldicenti mentono, facendo il bene. Provate che quelli che vi calunniano dicono il falso. Io sono Christine de Pizan e nel 1405 ho costruito la mia città delle dame.